ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo video, ma questa è più che altro una vostra idea. Mi è stato scritto sotto all'ultimo video di Dim Light, speriamo di averlo pronunciato bene per l'ultima volta almeno, che vi piacerebbe sapere le mie opinioni sui giochi che finisco, perché effettivamente a fine gioco è difficile che mi esprimo molto approfonditamente sul gioco, quindi sono qui appunto per dirvi cosa penso di Dim Light. Ovviamente ragazzi, se ogni tanto mi vedete guardare a destra come ho fatto adesso, è per vedere la batteria come sta messa dato che è rossa. Allora ragazzi, Dim Light è un gioco che inizialmente io non volevo giocare. Non volevo giocare perché sinceramente i giochi di parkour, tra virgolette, non mi fanno impazzire, tant'è vero che anche gli Assassin's Creed, anche se è un gioco che a me piace, non lo amo tanto, proprio per il fatto del parkour. Ci sono giochi magari un pochino più leggeri che posso anche gradire, ma non è che non li gradisco, non li preferisco. Preferisco giochi con meno parkour. Per esempio Far Cry è un gioco con meno parkour. Forse non tanto questo, che appunto siamo a piedi, però non è parkour. Preferisco giochi come The Order, no? Con una trama liscia. Giochi come alla Gears of War, che ha una trama liscia. Alla Devil May Cry, d'accordo? Avete capito? La mia tipologia di gioco preferita è quella, e lo sapete, per chi mi segue da tanto lo sa perfettamente. Diciamo che Dim Light parte bene, parte appunto, per chi non ha visto la serie vi invito a guardarla, che il GRE, che noi pensavamo fosse, attenzione qua ci stanno grandissimi spoiler, pensavamo fossero buoni, in realtà tanto buoni non sono, e mi fermo qua. Subito l'approccio è stato gagliardo, una cosa che secondo me, per me, ha diminuito la mia gioia nel giocare a questo gioco è stato il set armi. Nel senso, secondo me ce n'erano poche, d'accordo? Per un gioco basato sul corpo a corpo fra me e uno zombie, le armi erano poche ed erano poco piacevoli da giocare, nel senso che sì, ci potevi mettere l'arma elettrica, cioè il pugnale elettrico, ma toglieva 60, o se no potevi mettere l'accetta rinforzata, d'accordo? Ma mi aspettavo delle cose tipo alla Dead Rising, cioè l'ultimo che abbiamo giocato, ogni arma aveva una mossa a sé, aveva degli effetti particolari, facevano le onde d'urto. Sì, sono due giochi completamente differenti, ma preferisco molto di più Dead Rising che a Dim Light, ma semplicemente perché la soddisfazione nell'andare avanti di gioco e di prendere i potenziamenti, che tra l'altro a mio avviso anche i potenziamenti non sono sufficientemente gagliardi e potenti per poterti superare alla grande il gioco, per darti un input ad andare avanti, perché alla fine sono potenziamenti un po' rotture di palle, d'accordo? Quindi mi aspettavo magari, che ne so, prendo una lama, la potenzio, invece di togliere 130 danni, me ne toglie 400. Avete capito quello che vi voglio dire? Invece no, erano potenziamenti molto che due palle. All'inizio ci sta anche ad avere problemi a uccidere uno zombie. Ci sta anche fino a metà gioco, ci sta la rottura di cavoli. Ma a un certo punto mi devi dare la possibilità di one-shottare la gente. Cioè, me la devi dare. Tant'è vero che verso metà passata del gioco ci hanno dato una pistola e ci hanno fatto trovare non si sa quanti mitra. Allora, se inizialmente tu mi fai pensare che le armi sono praticamente introvabili, io sono d'accordo con te. Vi ricordate la prima pistola? L'ho trovata dentro una camionetta della polizia. Fighissimo, pochissime munizioni. Ma superato un certo punto non mi puoi far trovare 500.000 munizioni di quello, 600 miliardi di munizioni di mitra. Avete capito quello che vi voglio dire? Cioè, me le devi far rimanere rare fino all'ultimo. Poi all'ultimo ci sta che mi hai fatto trovare anche il fucile a pompa, d'accordo? Me l'hai fatto utilizzare per 20 minuti, d'accordo? Ma secondo me hanno sbagliato questa cosa. Cioè, le armi dovevano essere sì
rare. Ma più che altro le munizioni. Poi a un certo punto, regà, potevo fare anche un mezzo bug, perché la gente respawnava sempre, no? Se tu ti allontanavi e ritornavi, i militari respawnavano sempre. Me fottevo tutte le carabine, le vendevo a quanto era, 10.000 o 1.500 l'una, i mitra, e mi facevo le armi leggendarie che stavano nascoste da qualche parte. Avete capito quello che voglio dire? Ma ovviamente tutto questo è secondo la mia esperienza, non sono io a dire perfettamente come il gioco, perché poi magari tu che mi stai guardando l'hai giocato in un'altra maniera differente da me, ed è proprio quello il bello di guardare i walkthrough, perché tu che mi stai guardando probabilmente giocherai un gioco al 100% differente dal mio, o magari c'è chi l'ha giocato come me. La differenza è essenziale in queste cose, sennò che cacchio camperemmo a fare tutti quanti? E la procede. Stop, rimetto, mi va che se perde qualcosa. E quindi, ragazzi, secondo me Daylight ci ha avuto sti punti negativi che l'hanno portato un po' a una rottura di palle. Un'altra cosa che a me non piace è farmi da parte a parte di città a piedi. Allunga il brodo in una maniera che a me veramente mi rompe le palle solo a pensarci. Per esempio, oggi ho fatto Far Cry, mi sono dovuto fare tipo 1000 piedi a piedi, non finivo più. Però su Far Cry ci sta, perché è ambientato così. Però Far Cry, tu vai, te fai tutto a fette, arrivi in un punto e poi c'è il viaggio rapido per tornare indietro. Avete capito quello che voglio dire? Nell'ultima missione io mi sono fatto 35 minuti di corsa per ritornare nel palazzo di Raiss. Sono punti negativi, ma non sono così negativi, dici, ma do che gioco di merda. No, non è vero, perché il gioco è stato molto piacevole, tra l'altro c'è anche un DLC. Però, se adesso io dovessi giocare, cioè rigiocare a Dead Rising o rigiocare a Daylight, preferirei giocare nuovamente a Dead Rising, perché so che ci sono armi che non ho neanche fatto ed erano fighe. Quindi secondo me i punti positivi li ho trovati. C'è un altro negativo, è l'emotion blur. Vaffanculo, non me lo dovete attivare. Cioè, quello decido io se attivarlo o meno. Sul PC, su Play non me lo devi attivare, perché mi smarmella tutto. Fa cagare, se vede male. L'emotion blur non me lo mettete, per cortesia. Almeno sui giochi di oggi non famo ste cavolate. Devo essere io decido. Cioè, sì o no, nel dubbio no. Su Play e su Xbox. I punti positivi, se devo essere sincero, non li trovo. Nel senso, spiccano di più quelli negativi che quelli positivi. Cioè, se vi dovessi dire un esempio positivo di Far Cry, ve ne direi 50.000, di Gears of War 70.000. Se dovessi adesso che altro sto giocando? Prototype, ve li direi i punti favorevoli. Ma Daylight, adesso, che posso dire che mi è piaciuto tanto? La storia fin fine è sempre non niente di particolare, come The Order, niente di particolare, in fin dei conti, bella, ma niente di particolare. No, davvero, raga, mi scrivete qua sotto secondo voi quali sono tre punti negativi e tre punti positivi, per vedere se ce ne stanno. Positivo, raga, io positivo, bello, un bel gioco che zombie, questo è un punto positivo. Però, insomma, è stato un gioco così, io ho espresso la mia. Al gioco in generale io darei un 6,5, non di più. Sono un po' duro, ma gli do un 6,5, ragazzi, devo essere sincero, gli do un 6,5, non di più. Ragazzi, io spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, anche perché non sapevo se avessi le capacità per parlare di un gioco così a freddo, cioè ricordarmelo, spiegarvi, cioè man mano andrò meglio, no? Spero comunque che abbiate capito tutto. Vi voglio ricordare che il 19 c'è il mio raduno a Roma, vi consiglio di venire se siete romani o limitrofi a Roma. Poi, per chi viene da fuori, ci sarà la ciccia party. E vi ricordo che in descrizione c'è la possibilità di poter comprare le mie magliette e i miei paguri nello shop di Video Games Party, che la roba costa 23 euro spedita, qualcosa del genere, va arriva a casa. Signori, se vi piacciono questi video, fatemelo capire attraverso tanti bei pollicioni in su. Se vi è piaciuto, commentate, condividete. Adesso vi lascio la mia nuova outro che vi porta a un video incredibile. Bella. Tato. I